esplode la rabbia dei marittimi di Torre del Greco che ieri pomeriggio si sono ritrovati a Piazza Santa Croce, nel cuore della città, per far sentire ancora una volta la loro voce. Noi marittimi, oggi scesi in piazza, chiediamo soltanto al signor sindaco, visto che Torre del Greco è famosa specialmente per il corallo e per i marittimi, che il sindaco prenda provvedimenti con altri sindaci di altri comuni, non altro per decidere insieme, sedersi a tavolino, chiarire tutti i punti che favoriscono il marittimo, che fa girare l'economia in tutti i comuni campani, e fare una bella seduta al tavolo con i signori della politica. Tutto qua, noi questo cerchiamo, soltanto di essere tutelati, perché siamo stanchi di affrontare tante complessità, tante cose che non ci stanno bene, specialmente tagliare la cassa marittima. Come si tira avanti con le famiglie se voi togliete la cassa marittima al marittimo? Cosa ne sarà di Torre del Greco, dei altri comuni dove ci sono marittimi? Secondo me, opinione anche di tanti marittimi, si fermerà l'economia dei comuni. Non ci sarà più, si fermerà tutto, ci sarà sciopero, sì, si ferma il commercio, si fermerà tutto. Al fianco dei lavoratori del mare, i rappresentanti sindacali dell'Orsa Marittimi. Siamo gli ideatori di questa manifestazione, siamo un'organizzazione sindacale a difesa di tutti i lavoratori. Questa categoria non è che succede adesso, sono 40 anni che siete stati abbandonati da sindacati scellerati che vi hanno portato alla fine proprio alla distruzione totale. Noi siamo in piazza da oltre 40 anni. Se tutti quanti noi non ci mettiamo assieme uniti per portare avanti questa parte, siamo fritti. Quindi cerchiamo di svegliarci anche al costo di portare le nostre mogli a Roma. I nostri figli non hanno più un futuro, sono finiti perché in queste aree qua lavoro non ce n'è. Quindi rendiamoci conto, non facciamo come tutti gli anni, a me che me ne frega, io me ne vado, se ve ne andate a destra, a manca, è sbagliato. Dobbiamo lottare per il futuro del nostro paese. Noi il giorno 30 abbiamo una grande manifestazione a Napoli, che partirà, andiamo tutti quanti, fate il passaparola, perché se no dobbiamo far sentire la nostra voce. Da alcune settimane i marittimi protestano per la decurtazione dell'indennità di malattia e chiedono a gran voce alle istituzioni a tutti i livelli di intervenire. Purtroppo è un mestiere usurante che noi già sulle navi veniamo con dei problemi di usura alle schiena, alle gambe, qualsiasi altro tipo di problema. Per noi l'indennità di malattia è importantissima, ma soprattutto anche per il commercio torrese che purtroppo riducendoci a noi l'indennità di malattia subiranno un calo ancora una volta. Se muore il marittimo muore una città, ok? Perciò voglio fare il mio messaggio, non voglio che qualcuno usi le logiche politiche, oggi destra, sinistra, non ci interessa, che oggi il marittimo sta per morire, muore il marittimo, muore un'economia. Ha risposto ieri al loro appello il sindaco della città, Luigi Mennella, che ha raggiunto i lavoratori in piazza ed espresso vicinanza e solidarietà, con l'obiettivo di organizzare future iniziative a sostegno della causa. Io in qualità di sindaco del comune dei compartimenti, anzi il secondo compartimento marittimo più importante d'Italia, fare in modo di un incontro con gli altri sindaci degli altri compartimenti, perché secondo me se non stiamo insieme tutti quanti noi il problema non lo risolviamo. Bravo! A me dispiace di non vedere i parlamentari che sono stati eletti a Torre del Greco. Non mi piacciono, diciamo, la demagogia, però c'è stato chi è stato eletto qua e votato a favore di questo buon provvedimento. Dopodiché io sto davanti a tutti con voi, mi troverete sempre e ci attiviamo per fare questa cosa con i sindaci.